Allora, ciao Natale. Ciao John. Prima di tutto ricordami con che moto hai fatto il viaggio a Capo Nord. KTM 1290 Super Duke GT. Qual è quella roba che non hai portato e che in viaggio ti avrebbe fatto veramente comodo? Che hai detto, mannaggia. Le infradito. C'erano due ciabattine di pelle orribili. Abbiamo visto. E invece per di contro ti chiedo, ecco, la roba che hai portato, dici questa roba la potevo lasciare anche a casa. Troppi cambi di vestiti. Okay. Senti, tra i paesi che abbiamo visto, che sono 11 se non vado errato, qual è stato quello che ti è piaciuto di più? Indubbiamente Lofoten, ma anche la Finlandia mi è piaciuta tanto. Esatto. Sì. Tra le città visitate o toccate, quella che ti è piaciuta di più? Varsavia. Tra i bivacchi avventura, non i campeggi, ma i bivacchi avventura, quello che ti è piaciuto di più? Quello prima Lofoten, no, quello prima di Capo Nord, riva al mare. Ah, la skibotna sul fiordo, sì, dove hai fatto le cozze. Dove hai fatto le cozze, esatto, sì, lì mi è piaciuto tanto. Ciao, E lì è un bel lavoro. E più che a sé, come diceva mio nonno, e più che a sé. Natale, ragazzi, è un esperto. Da ex Boy Scout sa tutti i trucchi per trovare cibo in ogni luogo del mondo. Ma il valore aggiunto stasera ce l'ha portato Natale, è andato sul bagnasciuga, ha preso le cozze e le ha preparate. Come sono queste cozze, Natale? Buonissime, freschissime. Fresche e buone. Buone. Natale colpisce ancora, Natale, cosa hai trovato? Non ti si può lasciare 5 minuti da solo? Cosa sono? Boletus. Sono buoni da mangiare? Sì, senti il profumo. Come li facciamo? Grigliati. Grigliati. Sì. Senti, raccontami in 30 secondi, un minuto, in parole tue, la cosa che ti sono piaciuta di più di questa esperienza che abbiamo chiamato tutti insieme Wild Capo Nord. Ma allora, mi è piaciuto tanto non aver sentito troppa fatica. Io mi immaginavo che fosse più dura per me stare tutti questi giorni in moto, invece tutti i giorni ero tranquillo, rilassato, sereno e non ho mai sentito troppa stanchezza. E poi il gruppo, devo dire, era veramente coeso e è stato molto divertente. Ce l'hai un consiglio che potresti dare a chi verrà magari l'anno prossimo a fare questa esperienza di Wild Capo Nord? Portarsi meno roba, quindi la moto più leggera. Non lo so, altri consigli, forse un sacco a pelo un pochino più pesante, perché il mio era molto leggero. Per il resto devo dire nulla altro, perché alla fine è stato tutto abbastanza liscio. Grazie mille, io sono contentissimo di averti avuto in tour. Anch'io. Perché mi sono divertito un sacco. Anch'io.